La chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio, di proprietà del Fondo Edifici di Culto, si trova a due passi dal Pantheon. Esempio unico nella capitale di barocco rococò romano, sulla sua facciata settecentesca, raccolta nella piazzetta della Maddalena, dopo mesi di lavoro sono in fase di conclusione i restauri sugli elementi architettonici plastici e sulle statue. San Camillo de Lellis, fondatore dei Camilliani, San Filippo, Santa Marta e Santa Maria Maddalena. Le quattro sculture, dopo l'intervento di pulitura e restauro, mostrano oggi il caratteristico effetto pettinato della superficie, conferito dalla tecnica della gradina, evidente in particolare sui capelli e sul panneggio della Maddalena. Sui 14 piani di ponteggio, una ditta specializzata ha lavorato ai restauri, sotto la direzione della Soprintendenza Speciale di Roma, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per la messa in sicurezza e il consolidamento in profondità delle parti lapidee distaccate, con iniezioni di malta all'interno dei vuoti, dopo averle pulite con soluzioni di sali inorganici. Stuccatura, rasatura e passaggio del colore, individuato in base ai saggi stratigrafici effettuati durante la messa in sicurezza, sono le fasi successive degli interventi, finanziati dal Fondo Edifici di Culto, grazie ai quali è anche possibile fare ricerca sui materiali. Il fondo, gestito dal Ministero dell'Interno, finanzia anche i restauri degli affreschi della cupola e gli interventi per la messa in sicurezza dell'altare di San Nicola, dopo aver finanziato nel 2020 il restauro di un altro gioiello della chiesa, la statua lignea della Maddalena e dei quattro busti reliquiario dell'altare maggiore. Tutti esempi di conservazione e valorizzazione di un grande patrimonio artistico e culturale pubblico, per condividerne la bellezza.